Apertasi la porta, si presentò sulla soglia, indovinate chi? Si presentò la rosa ortolana, che teneva per la mano un bimbetto tutto rivestito di panno ordinario ma nuovo, con un berrettino di panno, nuovo anche quello, e ai piedi un paio di stivaletti di pelle bianca da campagnolo. «E tu, Rosa, con questo bambino?» domandò la contessa. «Ora è lo stesso che sia mio, perché l'ho preso con me e gli voglio bene come a un figliolo. Povera creatura, finora ha patito la fame e il freddo. Ora il freddo non lo patisce più, perché ha trovato un angelo di benefattore che lo ha rivestito a sue spese da capo a piedi». «E chi è quest'angelo di benefattore?» chiese la contessa. L'ortolana si voltò verso Alberto e, guardandolo in viso e accennandolo alla sua mamma, disse tutta contenta: «Eccolo là». Albertino diventò rosso come una ciliegia, poi, rivolgendosi impermalito alla rosa, cominciò a gridare: «Chiacchierona, eppure ti avevo detto di non raccontar nulla a nessuno. Ma la scusi, ma che c'è, forse da vergognarsi per aver fatto una bell'opera di carità come la sua?» «Chiacchierona, chiacchierona, chiacchierona», ripeté Alberto arrabbiandosi sempre di più, e tutto stizzito fuggì via dalla sala. La sua mamma, che aveva capito ogni cosa, lo chiamò più volte, ma siccome Alberto non rispondeva, allora si alzò dalla poltrona e andò a cercarlo dappertutto. Trovatolo finalmente nascosto in guardaroba, lo abbracciò amorosamente e, invece di dargli a titolo di premio un bacio, gliene dette perlomeno più di 100.